Incastonata tra le montagne e l'azzurra costa metapontina, la città di Montalbano Ionico si adagia sull'increspatura di un vasto pianoro che all'improvviso digrada nell'aspra corsa di un bianco calanco. Montalbano Ionico è una ridente città della provincia di Matera, situata nel cuore del metapontino che è la culla della Magna Grecia, un territorio sicuramente bellissimo da scoprire, con un clima mite, poiché si trova a soli 12 km da un mare stupendo che è il Mar Ionio. Ai lati due fiumi, il Lagri e il Cavone, circondata da un passaggio unico che è quello della riserva regionale dei Calanchi. L'origine del toponimo, Mons Albanus, deriva probabilmente dal gentilizio Albius diffuso nell'Italia meridionale già in età repubblicana. Se molte notizie d'epoca romana ci sono pervenute, i primi insediamenti umani in questo angolo di Basilicata sono molto più antichi. L'ipotesi della fondazione di Montalbano viene datata intorno al 280 a.C. da quello che è lo storico principale di Montalbano, cioè il cavaliere Prospero Rondinelli, che scrive delle memorie storiche e topografiche di Montalbano dopo aver fatto varie ricerche nell'Ottocento, ipotizza che il paese sia sorto come presidio difensivo ai tempi della guerra che vede scontrarsi Pirro con i Romani nella battaglia di Eraclea, e quindi quello è il momento della fondazione o da parte di chi stava combattendo i Romani, quindi i Lucani presenti nel territorio, oppure come base nel momento della conquista romana. La lunga storia della città si riassume passeggiando per le vie del centro. La chiesa madre, dedicata a Santa Maria dell'Episcopio, è uno dei simboli più importanti del borgo antico. La chiesa madre, diciamo, non abbiamo documenti precisi, ma può essere datata intorno al 400, 1400, quindi XV secolo. L'opera più rilevante conservata all'interno è la Bella Madonna Lignea con Bambino, risalente al XII secolo. E tra le opere più antiche ce lo dice la tipologia stessa, il fatto che il bambino sia perfettamente di fronte alla madre. Questo vuol dire che era stato scavato in un unico tronco, che è la tecnica di realizzazione delle Madonne in trono col bambino medievale. Poi la tecnica scultorea man mano si affinerà, per cui vedremo nelle epoche successive il bambino che è sempre laterale rispetto alla mamma, quindi poggiato su di un braccio. Tra i tesori d'arte d'epoche successive spicca la tela secentesca attribuita a Mattia Preti e il prezioso busto reliquiario di San Maurizio, che contiene i resti mortali del martire. E nello specifico noi possediamo, custodiamo a Montalbano la reliquia del cranio. È stata donata nel 1630 dal vescovo di Tricarico, Pierluigi Carafa Seniore, proveniente da Napoli e quindi decorata secondo quelle che erano le tecniche napoletane importate dalla Spagna. Le suggestioni barocche di Montalbano Ionico non finiscono qui. 1601 è la data incisa sul portale della chiesa di San Rocco e indica la fondazione del convento dei Frati Cappuccini. Tra le attrazioni più interessanti troviamo la cinta muraria, disegnata dai Normanni e ristrutturata in età aragonese. A Montalbano si conserva una piccola porzione delle mura normanne che si caratterizzano per la presenza di torri quadrate con delle feritoie strette e lunghe che si aprono verso l'interno per dare la possibilità a chi faceva la guardia e doveva difendere l'abitato di utilizzare le balestre, quindi avere lo spazio di manovra per poterle caricare e nello stesso tempo essere difeso dalle frecce degli avversari.
La porta dell'orologio, nota con questo appellativo sin dal Settecento, anticamente era definita Porta del Castello. Il borgo originario, disegnato attorno alla roccaforte militare, è detto Terra Vecchia. La Terra Vecchia è il cuore di Montalbano, la parte più antica. Lo rileviamo dai registri della tassazione dei fuochi del Cinquecento, quando tutta la parte compresa all'interno delle mura normanne, quindi racchiusa dalla porta del castello, era definita Terra Vecchia. All'esterno esisteva una nuova parte dell'abitato che si andava man mano sviluppando e che viene definita in quelle carte di metà Cinquecento semplicemente come borgo. Nel cuore della Terra Vecchia e poi lungo via Carlo Alberto, salotto della città, si avvicendano antichi e nobili palazzi. Palazzo Rondinelli, edificato nel 1683, ospita oggi la Pinacoteca e la Biblioteca Civica, il cui fondo antico accoglie circa 9.000 volumi, che vanno dal XVI al XX secolo. Degni di menzione sono inoltre Casa Fiorentino, Palazzo Mansi Cerulli, che ospitò Carlo III di Borbone nel 1735, la Palazzina Mastrangelo, Palazzo Principe, Palazzo Federici, Palazzo De Ruggeri, Palazzo De Leo, fulcro delle riunioni carbonare e antiborboniche, e infine Palazzo Lo Monaco. Palazzo Lo Monaco è importante non solo per i montalbanesi, ma più in generale, perché all'interno di questo palazzo è nato Francesco Lo Monaco, a cui è dedicata tutta la città di Montalbano, che è stato un letterato, è stato un filosofo, ma soprattutto è stato anche un patriota. Con un secolo di anticipo lui aspicava già ad un'Italia unita sotto un unico regno, parliamo del 1799, quando partecipa all'esperienza rivoluzionaria a Napoli della Repubblica Partenopea. Scrive anche tutta una serie di opere che saranno poi anche da spunto come genere letterario. Il suo più importante e più famoso è il rapporto al cittadino Carnot, che era il ministro della guerra, in cui racconta quella che è stata l'esperienza della Repubblica Partenopea, quali erano state le cause del fallimento, e riporta anche una lista completa di tutte le persone che erano state condannate a morte al ritorno del tiranno Borbone. Proprio il periodo in cui lo scontro politico fu più acceso, fra 700 e 800, fu il più florido economicamente e culturalmente. Montalbano è vivace in quel momento, partecipa di quelle che sono le vicende non solo locali, ma soprattutto le vicende che interessano il Regno di Napoli, quindi con l'istituzione della Repubblica Partenopea e tutto quello poi che segue fino ai moti risorgimentali del 1861. Anche oggi questa città d'animo antico si mostra al viaggiatore vivace e fiorente. Montalbano si vive benissimo, un clima unico, un ambiente sano, una possibilità di poter vivere il territorio immerso nella natura, con la possibilità di poter proprio vivere una poesia passeggiando all'interno del centro storico e nella bellissima riserva regionale dei Calanchi, che dà la possibilità di poter fare un tuffo nel passato con la qualità di un ambiente che sicuramente è stato preservato dall'assenza di grandi presidi industriali, ma con solo l'amore che questa comunità e i cittadini hanno dato nel tempo e che permettono di essere anche individuati come una città accogliente. L'area calanchiva di Montalbano Ionico, unica al mondo per i suoi particolari aspetti geologici e paleontologici, merita un'attenta visita.
La riserva dei Calanchi è stata istituita nel 2011 per preservare le numerose informazioni geologiche che sono contenute all'interno di questi calanchi. Non è difficile, facendo una passeggiata nei nostri calanchi, poter osservare la presenza di fossili marini che ci rimandano un po' a quelli che erano originariamente i calanchi, cioè un antico fondale marino, oggi riemerso e che ci dà tantissime informazioni su quella che è stata l'evoluzione del nostro pianeta negli ultimi milioni di anni. Le profonde incisioni che digradano fino ai campi coltivati disegnano paesaggi di grande suggestione. È una meta sicuramente per gli appassionati di geologia che possono appunto leggere questo linguaggio scritto incastonato nelle argille, ma l'aspetto che sicuramente ci attira di più è quello paesaggistico, queste forme talvolta taglienti e talvolta arrotondate che offrono delle suggestioni molto particolari. Spettacolare il geosito noto come Tempa Petrolla, uno sperone isolato che si innalza in un mare di argilla. Fauna e flora sono più ricche di quanto il brullo paesaggio possa lasciare immaginare. Le specie vegetali, che si sono adattate alle difficili condizioni climatiche, comprendono autentiche rarità botaniche, opportunamente tutelate. Quest'area naturale affonda le sue radici nel cuore del centro urbano, punto di arrivo o di partenza delle escursioni nella riserva. Per godere soprattutto dell'affaccio che c'è dal Belvedere sulla riserva dei Calanchi, è proprio dal centro storico che partono i principali sentieri che attraversano la riserva dei Calanchi. Sono delle antiche mulattiere che oggi riscopriamo come ottimi itinerari escursionistici che ci permettono di attraversare la riserva su due diversi versanti e di apprezzarne tutti i valori sia dal punto di vista geologico e sia dal punto di vista naturalistico, con tracce della presenza della fauna e sicuramente qualche aspetto importante per quel che riguarda la presenza della flora. Se il parco è aperto tutto l'anno e liberamente accessibile, il Centro di Educazione Ambientale, con le sue guide abilitate, garantisce un importante contributo divulgativo e scientifico a beneficio dei molti visitatori. Inoltre, i sentieri della riserva sono adatti a ogni tipo di escursionista. L'offerta turistica di Montalbano Ionico è un'offerta che viene strutturata un po', diciamo, a misura del nostro ospite. Abbiamo un'offerta che abbraccia tutte le età. La caratteristica un po' del nostro turismo è quella di voler essere un turismo esperienziale. Quindi il nostro ospite, preferiamo chiamarlo così e non turista, verrà qui da noi per fare delle esperienze che vengono ad essere dislocate presso le nostre strutture agroturistiche, presso le cantine, gli oleifici, laddove potranno effettivamente sperimentare la realizzazione anche di alcuni prodotti che poi porteranno con loro sotto forma di cadeau e quindi ricorderanno di aver vissuto questa esperienza. Mentre è ormai alle porte la realizzazione di un articolato albergo diffuso che, grazie al concorso dell'amministrazione comunale, prevede un importante recupero del patrimonio edilizio, i molti agriturismi già presenti sul territorio consentono una completa immersione nell'ambiente incontaminato e nella tradizione agreste, che merita di essere conosciuta e degustata. Le eccellenze di questo territorio sono proprio i prodotti agricoli, prodotti di grande qualità, dalle pesche, le susine, le arance, i kiwi, i cachi, ottime produzioni anche attraverso i vigneti di questo territorio permettono alle nostre aziende di produrre un ottimo vino e un'eccellenza premiata a livello nazionale e internazionale è l'olio di Montalbano Ionico, da poco riconosciuta anche città dell'olio e che ci ha permesso già di poter ancor di più promuovere le bellezze di questo territorio attraverso i nostri prodotti. Le molte tradizioni culinarie di questa terra dalla forte cultura contadina sono state tutelate e poste sotto l'egida dei prodotti DECO.
Al momento la città di Montalbano Ionico ha riconosciuto 3 produzioni d'eco, denominazione comunale, e sono il pastizzo, tipico prodotto da forno, cucinato dalle massaie montalbanesi nel periodo pasquale, poi i panzerottini con i ceci per il periodo di Natale e la strazzata, che invece è una produzione che storicamente le massaie di Montalbano facevano quasi quotidianamente. Prodotti che affondano nelle tradizioni della civiltà rurale, esempi di qualità, genuinità ed eccellenza. Noi, attraverso le nostre produzioni enogastronomiche, abbiamo completato l'offerta turistica della nostra città. Al turista sarà possibile assaporare la nostra cultura, sarà possibile apprezzarla fino in fondo, anche attraverso la degustazione di queste nostre produzioni di eccellenza, che sono la narrazione della nostra storia. Quintessenza della cultura lucana, i prodotti d'eco di Montalbano Ionico ben si sposano con l'olio extravergine d'oliva IGP e con i molti vini locali che si fregiano di riconoscimenti internazionali. La nostra produzione attuale è formata da una linea classica, diciamo destinata alla grande distribuzione, e poi ha una linea invece più recente per la ristorazione, che si chiama linea M. La nostra prima DOC è arrivata nel 2007, il nostro primo primitivo DOC, prime bacche. In seguito abbiamo conseguito la DOC per il Moro, e questi sono primitivo 100% e il Moro è un 60% di Cabernet, 20 di primitivo e 20 di Merlot, quindi un blend bordolese. Non mancano vini più leggeri, rosati e rifermentati in autoclave o con metodo classico. L'ottima qualità delle matrici ambientali e del contesto pedoclimatico consentono a queste eccellenze enologiche di conquistare i mercati internazionali. Questa terra è poco irrigata, è ricca di elementi perché è terra misto-alluvionale, argillosa. Questa vigna viene irrigata poco in modo tale che la pianta possa andare a cercare nutrimento e umidità in profondità. E quindi si possono ottenere dei vini con una mineralità che magari sorprende, che non è tipica di questa zona, perché magari ce l'aspetteremo più da suoli vulcanici. Invece, siccome viene condotto in questo modo il vigneto, riusciamo ad avere una bella struttura nei vini. Vini che vengono interpretati alla stregua di opere d'arte. Essendo pianista, non ho mai pensato di essere una produttrice di vino in realtà. Mi sono sempre considerata una produttrice di bellezza, perché ho sempre pensato che il vino si potesse associare a tante cose belle. Ecco perché poi ho voluto fortemente la linea M e perché mi sto impegnando ad ospitare in azienda corsi di ogni genere che possano avvicinare anche la comunità montalbanese a questo luogo che non fa appunto solo vino, ma tutela il paesaggio, tutela le tradizioni, il racconto, lo stare insieme. Uno degli spiriti più vivaci del tessuto culturale montalbanese è sicuramente la locale Pro Loco, un'associazione fondata nel 1965 e che ogni anno vede i volontari diventare protagonisti di alcuni appuntamenti di sicuro richiamo. L'obiettivo della Pro Loco è promuovere e valorizzare il proprio territorio e lo fa organizzando eventi. Uno degli eventi più importanti che la Pro Loco organizza è proprio la Sagra dell'Arancia. Difatti siamo arrivati alla 17ª edizione, perché è molto importante per i montalbanesi. Una ricorrenza che ricorda gli usi antichi e le difficoltà che talvolta affliggevano la vita dei contadini. Una memoria che la festa contribuisce a mantenere viva e che concorre a rendere completamente autentica una visita a Montalbano Ionico. Montalbano non può essere solo raccomandata, ma va vissuta. Una delle caratteristiche principali è proprio l'accoglienza di questa comunità, la possibilità di poter passeggiare nel nostro stupendo centro storico e poter vivere insieme alla comunità di Montalbano momenti unici. Chi vorrà venire a trovarci avrà sicuramente modo di poter godere di questo benessere che si respira proprio nell'aria, un turismo slow,
un modo per poter passare piacevolmente delle ore, delle giornate. Quindi significa poter fare delle esperienze autentiche. Penso che in un momento in cui il tempo corre così in fretta, potersene riappropriare e diventarne in qualche modo i protagonisti sia una cosa estremamente importante per il benessere del corpo e della mente.